buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata con Goodnight Milano, l'approfondimento serale di Milano News dedicato alle realtà milanesi e non solo. Come potete vedere, questa sera ho qui due ospiti, due ragazzi, Enrico Boiani e Mattia Tremolato, li ho detti bene. Esatto. Perfetto, di Noto Sport. Perché? Perché oggi parleremo di due realtà che sono molto peculiari, no? Nella nostra Milano, che è la radio e lo sport. Sì. Allora subito, così direttamente, che cos'è Noto Sport? Beh, Noto Sport è un nostro programma che va in onda su Radio Statale, che è la radio dell'Università degli Studi di Milano, e siamo già alla seconda stagione, quindi abbiamo già fatto un anno di rodaggio, e siamo un gruppo di quattro ragazzi, qua presenti siamo solo due. Io sono il conduttore e Mattia, insieme ad Edoardo Vercellesi e Simone Chimento, che sono gli altri due ragazzi che salutiamo, e sono, diciamo, gli opinionisti. Noto Sport nasce da un gruppo di amici sostanzialmente che hanno in comune la stessa passione, che è quella dei motori, e la nostra peculiarità, diciamo, che non trattiamo, diciamo, solo categorie famose, celebri del mondo dello sport dei motori, come possono essere Formula 1, MotoGP, ma andiamo a trattare anche categorie un po' più, diciamo, indie tra virgolette, ovvero più di nicchia e più da veri appassionati. Per esempio trattiamo anche di Formula E, di Rally, che sono categorie non da tutti, tra virgolette, nel senso che non ci sono tanti appassionati, e anche con una discreta competenza, perché tra noi c'è il commentatore della Superbike su Sky Sport, che appunto, quindi comunque è una cosa anche importante. Sì, è un nome importante, appunto, come Edoardo, che da quest'anno commenta la Superbike su Sky Sport MotoGP. Lo stesso Mattia ha lavorato tanti anni per Motori Online, occupandosi soprattutto l'anno scorso di Formula E, poi magari lui dirà qualcosa in più, e anche Simone Chimento, che ha iniziato da poco a lavorare per motorsport.com sezione Svizzera. E quindi diciamo che le nostre, tra virgolette, competenze si sono confermate anche in questi ambiti. Io personalmente non scrivo in nessun sito particolare se non Sport Tribune, che tratta un po' tutti gli sport in maniera generale, però faccio parte dell'amministrazione della radio, quindi della anche radio statale. Di radio statale, della radio dell'università, quindi mi occupo anche un po' di tutti i programmi, delle cose un po' più tecniche. E il nome Noto Sport viene dal fatto che noi ci siamo conosciuti in via Noto, proprio all'università. Ah, la famosa sede in la fondo. Sede di via Noto di Beni Culturali, perché nel primo anno la facoltà di comunicazione ha un po' di corsi anche in via Noto, anzi ha quasi tutti i corsi in via Noto al primo anno, e dato che eravamo tutti appassionati di motorsport, conoscendoci abbiamo detto: creiamo questo progetto che potrebbe funzionare. Il nome poi via Noto Motorsport è stata una liaison, esatto, che ci è piaciuta e che abbiamo approvato. Ecco, ma quindi è un'idea, appunto, che dicevi nasce da un gruppo di amici, e quindi non nasce come progetto della statale. Io penso, non so, l'università mette fuori un bando e dice: fate questa cosa e decidete voi chi. Nasce da voi. No, è nata praticamente per scherzo. Poi, sì, sì, cioè, trovandoci le sere per chiacchierare delle gare di remoto, delle gare di Formula 1, abbiamo visto che ci prendevamo gusto, e quindi è nato per scherzo questa idea di Noto Sport. Dopodiché abbiamo scoperto Radio Statale tramite i social network della pagina dell'università, e abbiamo provato a contattarli. Ci hanno rimandato a settembre, in quel periodo eravamo, penso, ad aprile, maggio, sì. quando abbiamo cominciato a frequentarci noi quattro molto più spesso, e ci hanno rimandato a settembre, quando appunto ci sarebbero stati i provini per la nuova stagione, e poi da lì ci hanno scelto. Ma quindi voi avete cominciato a fare la radio, cioè Noto Sport, senza la statale? Cioè comunque sia voi avevate un sito web piuttosto No, cioè ci trovavamo noi a casa ci trovavamo tra amici e chiacchieravamo un po' di moto, di motori, visto che bene o male in testa abbiamo solo quello. Ok. Infatti la domanda dopo era: cioè, voi avete scelto questo sport perché è quello per cui voi siete, tra virgolette, fissati positivamente, esatto. Beh, no? Appassionati. Sì, sì, anche se in realtà abbiamo molti altri interessi. Io ho nuotato per molti anni, loro tre sono super appassionati anche di basket, e io mi sento un po' una donna quando parlano di basket, no? un po' estraneo. E quindi, insomma, però principalmente i motori, no? Erano sempre questo tema ricorrente, ci divertivamo un sacco, e poi appunto abbiamo trovato sfogo Radio Statale. È strano, cioè, sto pensando, no, anche ai vari ospiti che abbiamo avuto che hanno parlato di sport, che non citate il calcio.
È una cosa abbastanza particolare, no? Per due ragazzi comunque di 20 anni. Sì, ma il calcio personalmente è una mia passione, però non penso di essere, diciamo, abbastanza preparato per poterne parlare in un programma radio. E non penso che neanche riuscirei a trovare degli spunti interessanti per parlarne, perché una delle nostre particolarità è che trattiamo temi magari di carattere generale, come per esempio può essere appunto una gara di Formula 1 di MotoGP, ma cerchiamo sempre di andare a trovare il pelo nell'uovo, tra virgolette, cioè questioni magari che le maggiori televisioni non trattano, E ci questioni. riuscite a trovarlo? Spesso sì, riusciamo tranquillamente a fare le nostre puntate, spesso andando anche magari un po' lunghi, perché comunque noi abbiamo tutti voglia di dire la nostra e comunque riusciamo a dire la nostra su temi appunto poco trattati dagli altri e ci riesce bene, diciamo, e abbiamo avuto anche tanti riscontri in positivo. Abbiamo avuto tantissimi ospiti in radio da noi come Paolo Beltramo, Ugo Meda, che hanno approvato la nostra idea. E quindi siamo anche contenti di ciò. Il calcio, sì, è uno sport che personalmente seguo, anche se essendo milanista ultimamente Ah, stanno. guarda, io tifo Inter, quindi siamo nella siamo lì, stessa. siamo un po' Anch'io tutti e due. purtroppo, quindi. Siamo un po' tutti sulla stessa barca con le milanesi, però sì, mi piace, però mi limito a guardarlo e a commentarlo al bar con gli amici, ecco. Ma voi, allora, questo progetto nasce perché siete più appassionati al giornalismo sportivo o ai motori o allo sport in sé? Questa è una bellissima domanda e penso che ovviamente sia l'unione delle due cose, nel senso che ovviamente penso soprattutto, mi viene in mente Edoardo perché è stato il primo a iniziare Tra l'altro, scusa se appunto. ti Sì. interrompo, chiedo a questo punto a Jason anche di far passare la foto con tutti e quattro i fondatori, come la nostra cara producer Beatrice voleva da oggi Non pomeriggio. so, che Edoardo forse è quello più, mi viene da dire più giornalista di tutti, ma forse perché è quello che lo pratica da più tempo, o che ne so, è più vicino al mestiere, ecco. Personalmente, ovviamente, la passione nasce dall'autodromo, quindi dallo sport. E poi ho trovato nel giornalismo, visto che comunque ho passato praticamente tutta l'adolescenza ad informarmi sul motorsport, a guardare gare in televisione, a seguire i siti specializzati che facevano anche approfondimento. Dunque, nasce dallo sport e poi si trasla sul giornalismo, co come naturale Anche sbocco. per te, Per me è immagino. stata più una cosa di famiglia, nel senso che io vengo da Pesaro, sono nato a Cattolica, quindi in Emilia Romagna, e quella si sa è la terra dei piloti di Motor motori. Valley. Esatto, e per dire andavo in classe alle superiori con la sorella di Valentino, Ah, cose perfetto. del Cioè, genere. ok. E i miei bisnonni, i miei nonni, anche mio babbo facevano sempre fatti meccanici oppure piloti di gare del campionato italiani. Credo che mio nonno abbia anche vinto dei campionati italiani in qualche categoria e quindi la passione ovviamente è stata tramandata Ce l'hai così. nel Ce l'ho sangue. nel sangue, sì, tra cioè, infanzia passata in officina, tra motorini venduti, perché avevano avuto anche poi dei negozi ovviamente Certo. di motorini, di scooter. E poi già dalle ultime fasi delle medie, ma soprattutto nelle superiori, ho capito che io avrei voluto parlare di questo sport. E la radio, tra l'altro, ho scoperto essere un mezzo che mi attrae tanto, che mi dà tante soddisfazioni e che chissà potrà essere anche la mia strada in futuro. Ecco, infatti questa era la mia prossima domanda, no? Voi comunque siete al terzo anno, mi dicevate Sì. prima, giusto? Qual è il vostro futuro? Cosa vedete? Se vi chiedessi da qui ai prossimi 10 anni. È una bella domanda. Sicuramente la radio è stata una bellissima scoperta. Almeno parlo per me, ma penso anche un po' per Sì, tutti, sì, sì. perché nessuno aveva mai fatto radio prima d'ora e tutti, bene o male, avevamo scrivacchiato su vari siti internet, che è il modo più facile per entrare nel mondo del giornalismo in questo momento. Però appunto la radio non l'avevamo mai affrontata ed è stata veramente una bellissima scoperta. Penso che, appunto, posso parlare a nome di tutti, ci divertiamo tantissimo durante le trasmissioni, durante le nostre puntate, facciamo delle chiacchierate molto interessanti e piano piano si sta prendendo un piccolo posto nel nostro cuore la radio, perché veramente poi appunto in questa fase in cui la radio sembrava dovesse scomparire in favore della televisione, eccetera, la radio ha Certo. saputo
saputo ritagliarsi questo ruolo ed abbiamo capito il perché, o almeno io ho capito il perché. Proprio facendo la radio ho iniziato anche ad ascoltarla in macchina o nel tempo libero, ascoltare podcast, e penso che la radio potrebbe essere un bellissimo sbocco. E poi vabbè, la cosa più bella ovviamente sarebbe proseguire il progetto Notosport anche una volta terminata l'università. Sì, quello diciamo anche a livello personale, la prima volta che ho sentito la mia voce in cuffia al microfono di una radio sono rimasto un po' a bocca aperta, non per la mia voce perché anzi non mi piace normale, neanche troppo, ma per soli. Ma più che altro per l'effetto che ho avuto, per come mi sentivo, e stavo davvero bene. E ogni volta ora che vado in radio, che faccio un programma o che aiuto anche un po' di programmi nuovi, perché appunto essendo entrato nell'amministrazione come responsabile dei programmi devo dare anche una mano ai programmi nuovi, sono proprio felice, sono contento. Ovvio che, come diceva il buon Mattia, il sogno sarebbe portare Notosport, una volta finita l'esperienza all'università, in altre radio magari più grandi, con tutto il bene che vogliamo con radio tutto il statale, bene, che ovviamente che vogliamo radio statale, perché comunque ci ha iniziati, no? Certo. Tra virgolette, ci ha formati, ci sta formando tuttora, perché comunque siamo solo alla seconda stagione. Quindi voi vorreste portare comunque in un futuro Notosport fuori la radio statale, magari su una frequenza? Certo, che... il sogno ovviamente sarebbe quello, perché ovviamente ci abbiamo ragionato tutti assieme. Cosa si può fare per non lo so, sono abbastanza ignorante in questa cosa. Cioè, avete visto se ci sono dei percorsi da poter fare per buttarsi comunque in un mondo che è già abbastanza saturo, da quello che vedo, da quello che sento? Sì, è un mondo saturo, però secondo me ci sono sia tanti modi per formarci, nel senso per fare esperienza, certo. Perché molto banalmente anche abituarsi a parlare, anche fare appunto esperienze in radio molto piccole, comunque non ti dà tanto appeal a livello di numeri o a livello di ascolti, però comunque ti prepara già a quello che dovrai fare magari in radio più grosse, e sia perché comunque bisogna trovare una chiave che sia interessante e che non sia nel mercato. E secondo noi il nostro format, per come lo abbiamo inteso noi, si vede poco, nel senso che sì, ci sono tanti magari programmi che parlano di motori, ma in radio molto meno che rispetto alla TV. Anche per esempio Radio Sportiva è la prima che mi è venuta. Esatto, e soprattutto non nello stile con cui lo affrontiamo noi, che è uno stile di compagnia, però, e affrontando tra l'altro tematiche che magari altri non affrontano per mancanza di tempo, per mancanza appunto di appeal. Una sorta di motorsport nella faccia della medaglia che non tutti trattano. Tra l'altro, sentendo un po' anche i vostri podcast eccetera, ho notato anche una cosa abbastanza particolare, che voi comunque mettete la musica, e mi sembra una cosa abbastanza unica, no? Per dei programmi che parlano di sport. Sì, è vero, però anzi in realtà noi cerchiamo di mettere meno musica possibile per avere più tempo per chiacchierare, perché in realtà le regole della radio vorrebbero delle interruzioni musicali un po' più frequenti, noi invece ovviamente a noi piace chiacchierare, approfondire un argomento, poi siamo anche in quattro, quindi insomma ci serve il nostro tempo per fare un'analisi seria di quello che è una situazione. Però anche per quanto riguarda la musica, cerchiamo sempre di trovare delle canzoni o degli artisti legati magari al circuito in cui si è tenuta la gara, piuttosto che a un pilota, alla nazionalità d'origine di un pilota, diciamo un po' di intelligente, esatto, piuttosto esatto. Che buttare non mettere esatto musica a caso, esatto. E invece apriamo una piccola parentesi su Radio Statale, no? Okay. Visto che abbiamo qui un ente importante, esatto. Come dicevamo prima, no? Radio Statale incentiva l'utilizzo di questo strumento, oppure sono più i ragazzi che devono andare a cercare Radio Statale? Ho fatto una domanda che non ha senso detta così, però... No, però ho capito. Ok, ho capito. Diciamo che essendo studenti, e magari molti affrontano l'università solamente per 3 anni, quindi non decidono poi di andare avanti,
La radio statale ha sempre bisogno di un ricambio generazionale, quindi ogni anno ci sono tanti programmi che abbandonano, ovviamente per impegni personali, certo, lavorativi, appunto perché lasciano l'università, nel senso che si laureano. E quindi è una cosa positiva. Sì, diciamo. No, certo, esatto, non lasciano che abbandonano perché certo, non hanno più voglia. E quindi tanti altri giovani ragazzi che magari al primo anno, al secondo anno, che entrano a far parte di radio statale. E diciamo che c'è un gioco delle parti, quindi molti ragazzi vengono di proposito a Radio Statale dicendo voglio fare un programma, voglio fare lo speaker, così, ma anche noi ne cerchiamo tanti attraverso campagne sui social network. L'ultima che abbiamo fatto ormai a settembre è andata molto bene perché abbiamo avuto più di 150 persone a fare il provino. Quindi possiamo dire che al di là di quello che si dice in giro non è vero che i giovani d'oggi non hanno voglia di fare, anzi. No, anzi, infatti noi abbiamo dovuto in 2 settimane provinare, lo facciamo appunto perché sennò non abbiamo troppi spazi in palinsesto, certo, a livello numerico. Quanti programmi avete? Più o meno una 40 di programmi. Che trattano tantissimi argomenti, cultura, sport, tra l'altro appunto citavi il calcio, c'è un programma del calcio, tanti programmi musicali ovviamente, dalla musica classica alla musica hip hop, tutti i generi musicali, programmi culturali appunto di letteratura, di arte, di cinema, di teatro, quindi si spazia, esatto, si spazia tanto. E quello che abbiamo notato è che si creano anche gruppi nuovi di persone che magari non si conoscono, che avviano un progetto, che imparano magari a lavorare in una redazione, imparano a scrivere puntate, a gestire un programma anche a livello magari di regia, che è una delle cose, uno dei tabù più grandi di Radio Statale, nel senso che è una delle cose più difficili da imparare per i giovani ragazzi ovviamente, e imparano appunto che cos'è la radio proprio toccandola con le loro mani e vivendola a 360 gradi. Ecco, come funziona una puntata di Noto Sport? Nel senso, come ve la preparate? Ma allora, tendenzialmente guardiamo le corse la domenica, mm-hmm, e poi martedì ne parliamo. Cioè, l'idea diciamo è molto semplice. Okay, no, in realtà poi appunto dopo aver visto le corse cerchiamo sempre di selezionare alcuni argomenti che, da cui poi avviare una conversazione. Quindi non è la semplice cronaca della gara o l'analisi di quello che è successo, ma preferiamo trovare pochi spunti e svilupparli facendo un bel discorso tra di noi, cercando appunto di analizzarli nei minimi particolari. E bene o male i punti ognuno porta delle piccolezze che ha notato, degli spunti che ha notato durante il fine settimana. E poi appunto abbiamo Enrico che è il presentatore, dunque introduce. Esatto. Sporto tutta la conversazione, introduco argomenti, magari faccio delle domande, inizio proprio la conversazione con una domanda a cui gli altri tre rispondono dando la propria opinione e poi li richiamo all'ordine ovviamente quando dobbiamo lanciare canzoni. Ma avete ognuno un tono di un certo tipo, un tono particolare, vi siete dati un taglio a personaggio oppure no? No, in realtà no. Cioè, c'è Enrico che appunto è l'unico che ha un po' un ruolo diverso dagli altri. Noi tre invece, bene o male, facciamo conversazione sullo stesso piano. Poi ovviamente c'è Edoardo che è lo specialista delle moto, avendo grande esperienza sia appunto lavorativa sia di passione, perché poi in realtà le conoscenze le abbiamo costruite in tanti anni di passione seguendo le corse da casa. Quanti anni poi seguite i motori? Beh, io da che mi ricordo, anche perché abitando a 100 metri dall'autodromo di Monza, esatto, tutti ricordi. Siamo nati in zone, diciamo, positive per il motorsport. Esatto. Quando va in onda il vostro programma, che è una cosa che non abbiamo... Va in onda il martedì alle 15. Okay. E quindi è anche per questo che non vogliamo fare la cronaca della gara e dire cosa è successo in gara, ma appunto fare un approfondimento. Perché il martedì, ovviamente, essendo la gara la domenica, il lunedì, esatto, tutto il mondo già ne ha parlato della, certo, cronaca, e ha già trovato magari anche qualche spunto interessante sui piloti principali piuttosto che gli avvenimenti principali. Noi proprio per questo cerchiamo di trovare, di dare un taglio diverso, per quello che ho usato prima la parola indie, nel senso che di argomenti poco trattati. Certo. E, martedì, tutti i martedì alle 15 su Radio Statale e sul sito di Radio Statale www.radiostatale.it. Facciamo un po' di marketing. ci sta. E, così come tutti gli altri programmi di Radio Statale, alla fine, che si ascoltano ovviamente una web radio, quindi si ascolta, certo, online e in podcast. E da quest'anno siamo riusciti a portare i podcast, mio piccolo orgoglio personale, perché fino a prima non si faceva, anche su Spotify e su iTunes, che sono quelli più utilizzati. Esatto, più utilizzati da tutti. No?
Va bene, siamo praticamente in chiusura. Io volevo farvi una domanda più personale, nel senso voi siete al terzo anno di università, però ormai avete anche maturato un'esperienza di un certo tipo, no? Comunque conducendo e portando avanti un progetto di questo tipo. A tutti coloro che si stanno adesso guardando intorno, no? Magari che stanno finendo le superiori, vogliono entrare nel mondo della comunicazione, eccetera, che consigli... Qual è il consiglio che vi sentite di dare per far sì che loro possano in qualche modo coltivare il loro sogno? Secondo me fare, cioè appunto in questo momento in cui con internet è molto facile iniziare a scrivere sui blog e poi piano piano creare un network di conoscenze frequentando il Paddock se ne ha la possibilità, visto che io ero di Monza, per me era molto facile frequentare il Paddock, conoscere Ma persone. perché il paddock, io questa cosa non lo so, è una cosa libera? Sì, bene o male sì, o meglio in Formula 1 no, ovviamente è blindato, ma nelle competizioni minori, tra virgolette minori, è molto facile entrare nel paddock, chiacchierare con piloti, giornalisti, addetti stampa e creare appunto una rete di conoscenze, o poi con internet è ancora più semplice, con i social, eccetera. Quindi secondo me appunto il consiglio è fare, anche noi la radio non l'avevamo mai fatto, non avevamo mai... Oltre alle nostre chiacchierate, tra noi quattro non avevamo mai parlato davanti a un microfono. Abbiamo provato, abbiamo fatto il provino, ci hanno scelti e poi da lì è iniziato tutto. Dunque, provarci, buttarsi. Sì, penso, come ha detto Mattia, la costanza anche nel fare le cose, nel senso magari non buttarsi giù, non rinunciare dopo le prime difficoltà che ci saranno, che ci sono per tutti. Determinazione, non mollare mai, non farsi mai abbattere da frasi, magari da parole anche che possono buttare giù le persone, no? Come è normale che sia. E la fortuna, perché ormai serve per tutti i campi, credo, nel 2019, una Forse buona dose di probabilmente sì. fortuna. Vi faccio l'ultima domanda, Certo. che è quella che più o meno faccio sempre a tutti i miei ospiti. Qual è il complimento migliore che avete ricevuto in questo anno che è andato? E qual è invece la critica peggiore? Cioè quella che proprio ancora oggi dite: ma perché? Ma cosa voleva questa persona? Io penso che la critica peggiore sia stata dopo un articolo, non c'entra nulla con la radio, però l'ho segnata, cioè nel senso che potrebbe anche legarsi a una puntata volendo. Dopo un articolo che, sai quella volta che dici, ah, questo articolo rispetto agli altri mi è uscito meglio, e invece pioggia di critiche, ma questo cosa scrive, ma fa schifo, cambia il titolo, cambia quello. E quella cioè, più che altro perché negli altri articoli dove secondo me non erano nulla di speciale, tutto tranquillo, tutto bene, quello che io mi sentivo andato Di un aver po' dato un meglio, po' di più. esatto. E invece il miglior complimento credo sia il riscontro che abbiamo avuto con Notorsport, i complimenti di personaggi come Guido Meda, Beltramo, comunque persone importanti che fanno questo di mestiere da tanti anni. E essere riuscito a rendere credibile un progetto appunto nato per scherzo e che adesso, di cui adesso tutti quanti noi quattro andiamo molto orgogliosi. Sì, anche la critica, anzi, il complimento più bello è quando fanno il complimento a noi come squadra. Cioè, mo molte persone ci vedono proprio uniti, anche perché appunto siamo molto amici nella vita reale, e poi quindi durante le nostre puntate abbiamo un ottimo feeling. Critiche appunto al programma in realtà non ne abbiamo avute No, è per molte, quello che a me meglio non ne Diciamo a te, cioè, hai di... ancora Io ho quel quel pallino nervetto lì, però per il chiuso. programma No, per ora esatto. fortunatamente non ne abbiamo Ok. avute. Poi ovviamente non facciamo chissà quanti ascolti, quindi Vabbè, non... anche nata comunque da Eh poco, no, quindi esatto, ormai quindi... vabbè, due. Io e il microfono abbiamo un bel rapporto. No, che poi in realtà abbiamo avuto molte critiche costruttive, Sì, però esatto. tanti piccoli dettagli da sistemare che secondo me nel tempo abbiamo piano piano Sì, affinato. sì, sì. Va bene, quindi tu non ce la vuoi dire la Ah critica no, peggiore che hai critica, ricevuto? beh, io ho avuto a che fare molto spesso come moderatore dei commenti dei vari siti per cui ho lavorato lì. C'è Ah, una saga si può di... anche perché fare. non è collegato ai profili Facebook, dunque è anonimo il commento, Ah, e perfetto. perciò lì è Arrivano insulti veramente di qualunque un'enciclopedia genere. dei commenti Perfetto. ricevuti. Spesso immotivati, e dunque bisogna farseli scorrere addosso e non Va pensarci bene, troppo. va bene. Io vi ringrazio, ringrazio Enrico Mattia Grazie a te. e...
ricordiamolo ancora, ogni martedì alle 15 su Radio Statale, giusto? Giusto. Perfetto, io vi ringrazio ovviamente per essere stati qui con noi, proseguiamo noi nella nostra programmazione di Milano News, perché questa sera c'è la radio con Alessandro Ariarienti.